la fondazione NAIP Rimini attraverso il centro Il Pellicano di Trasanni di Urbino festeggia oggi la conclusione di un seminario di studi, un percorso di due corsi professionali operatore dell'agroalimentare per un totale di 5.300 ore. Quindi tanti ragazzi hanno partecipato oggi, ne diplomiamo 27, il 60% di loro sono già stati collocati in una occupazione, quindi un lavoro certo anche nei tempi del Covid. È stato un percorso triennale da una parte, biennale da un altro, ragazzi che vengono da tutto il mondo, italiani sicuramente, ma anche egiziani, albanesi, naturalmente vengono anche dalla Macedonia, altri vengono naturalmente dalla Nuova Guinea. È un percorso bellissimo, giovani che si ricollocano nella vita e hanno ormai davanti a loro una possibilità di un lavoro in Italia che li renderà protagonisti nella società. Tra i ragazzi che si sono maggiormente distinti abbiamo qui con noi Raed, un ragazzo che io ho avuto nel lungo percorso scolastico, oggi ben collocato in un ristorante di Fano che produce sushi fusion, e oggi lui ci può raccontare un'esperienza di lavoro e anche di sua collocazione in Italia. Allora praticamente all'inizio tutto è iniziato da questo corso qua, e poi piano piano abbiamo iniziato ad andare a lavorare in azienda già dal secondo anno del corso. Io ho avuto la fortuna di andare in un ristorante di cucina fusion, la cucina base giapponese, ma fanno anche del sushi fusion sudamericano, salsato, fritto eccetera. Io ho avuto la fortuna di integrarmi e diventare uno di loro, della squadra, che è una squadra praticamente formata da tantissimi ragazzi di diverse nazionalità e di conseguenza di diversi caratteri, diverse storie. E ciò mi permette di poter imparare, oltre a lavorare, impararmi insomma come comportarmi in un ambiente di lavoro in un modo decente. Aed ha 19 anni, compiuti adesso, lavora in un ristorante di Fano che si chiama Sushiya e ha comunque imparato anche la cucina italiana e non solo quella internazionale. Elisabetta Foschi, assessore alle attività produttive del comune di Urbino. Il comune è anche oggi qui presente a Trasanni per questo momento proprio di festeggiamento, tanti ragazzi che ottengono una qualifica e sono pronti a essere immessi nel mondo del lavoro, tanti di essi già hanno iniziato questa esperienza. Un commento, Elisabetta. Sì, il comune ovviamente crede tantissimo in questi corsi e farà anche quello che è possibile per sostenerli e incentivarli. Corsi importanti perché, come ricordavi, hanno già immesso nel mondo del lavoro, quindi questo è il risultato credo più importante, perché la formazione che dà da subito la possibilità ai giovani di trovare lavoro e quindi di avere una certa garanzia anche per guardare con più fiducia al futuro è l'aspetto più significativo. E molti di questi ragazzi, a conclusione di questo percorso, che è anche un inizio di un percorso nuovo lavorativo, non sono italiani, provengono da fuori, da come ho sentito oggi, e hanno intenzione di inserirsi anche come famiglia, come percorso di vita nel nostro paese, e questo è l'altro aspetto significativo da sottolineare, un esempio di integrazione importante, un'integrazione perfettamente riuscita, e che questo avvenga all'interno di questo centro voluto esplicitamente con questo obiettivo da Donezio in questo luogo credo che sia doppiamente significativo, quindi il comune è davvero orgoglioso di questa attività, pronto, ripeto, a sostenere
sostenerla, con tanti complimenti per chi in questi corsi ha lavorato e per i ragazzi che hanno terminato il percorso con questi ottimi risultati. Il settore della trasformazione e della gastronomia è il settore strategico del futuro, quindi è fondamentale investirci ed è bellissimo avere questi professionisti pronti che saranno insomma la risposta del futuro. Anna Rita Bonaventura ha coordinato questi due percorsi di studio, oggi si traggono i risultati, grandi successi, il merito è di tutti, ma Anna Rita ci ha messo tanto e tanto della sua professionalità. Anna Rita. Questi ragazzi hanno conseguito un attestato di qualifica professionale triennale di operatore per la trasformazione agroalimentare. È un percorso di istruzione e formazione professionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo Regione Marche. Noi siamo molto soddisfatti dei risultati che hanno raggiunto questi ragazzi, risultati dal punto di vista umano perché sono cresciuti tantissimo, risultati dal punto di vista professionale perché sono diventati autonomi nell'espletare le mansioni produttive, quindi nella trasformazione agroalimentare, perché in effetti loro hanno fatto un percorso a 360 gradi, cioè praticamente hanno studiato l'agroalimentare dalla terra al piatto e quindi sono abbastanza completi come figura professionale. E ci sono dei risultati ottimi anche dal punto di vista lavorativo perché quasi tutti i ragazzi hanno o già un contratto di apprendistato in tasca oppure hanno un tirocinio extracurricolare oppure hanno avuto delle richieste lavorative che probabilmente si concretizzeranno in attività lavorativa vera e propria già da settembre. Anna Rita, finito questo percorso, già guardiamo agli obiettivi futuri. Ce ne puoi annunciare qualcuno? Sì, certo. Allora, abbiamo in partenza un quarto anno sempre di tecnico per la trasformazione agroalimentare con il quale i ragazzi diventeranno diplomati, quindi conseguiranno un diploma tecnico. Poi abbiamo in partenza, o meglio, è già partito un biennale sempre sull'agroalimentare e abbiamo un corso invece per adulti da cuoco che partirà ad ottobre, è sempre finanziato dal Fondo Sociale Europeo. E poi abbiamo anche un operatore sociosanitario che non è finanziato dal Fondo Sociale Europeo, però è autorizzato dalla Regione Marche. E poi stiamo aspettando degli altri finanziamenti per degli altri progetti biennali dalla Regione Marche. E noi puntiamo sempre sulla parte della trasformazione alimentare, ma puntiamo anche quest'anno anche sull'operatore elettrico, perché dato che il job non è più operativo dal punto di vista della formazione professionale, cerchiamo di andare a colmare, diciamo, quella lacuna. E quindi speriamo che la Regione riesca a finanziarci anche questo corso di operatore elettrico. Giovanna Scapparotti è il direttore della Fondazione NAIP Zavatta di Rimini, oggi qui al Centro al Pellicano per premiare questi ragazzi. Fondazione NAIP ha dei valori e dei principi molto forti in Italia e nel mondo, qui a Urbino oggi naturalmente possiamo capirne proprio i valori essenziali. Direttore. Sì, la Fondazione è un'emanazione delle ACLI, che quindi Azione Cattolica dei Lavoratori Italiani, e i fondamenti delle ACLI sono: nel lavoro vogliamo essere cristiani, ma questo qui vuol dire che al centro di tutto il nostro lavoro è la persona, ultimamente, la persona umana. Quindi il valore della Fondazione è soprattutto nei confronti dei più deboli, dei più in difficoltà, dei giovani, che purtroppo sono quelli più in difficoltà in questo momento qui, fare di tutto per farli diventare uomini e perché abbiano pieno titolo nella società umana, a partire da valori cristiani, cattolici, ma che prendono dentro tutti, tant'è vero che nei nostri corsi abbiamo tutte le religioni, cioè non ce ne manca penso nessuno, dall'induista al buddista al musulmano, noi prendiamo tutti proprio perché la cattolicità è cattolica appunto, quindi è un prendere, un abbracciare l'umano nel fondamento proprio dell'uomo per farlo crescere, per farlo fiorire, cercando di fare di tutto per sostenerlo e perché ognuno possa dare il meglio di sé nella società e nel lavoro, ma anche e soprattutto umanamente. Vedere questi ragazzi che arrivano
molto disagiati, molto in difficoltà, e poi vederli dopo 3 anni rifiorirti e professionisti apre il cuore, perché comunque abbiamo vinto una scommessa. Cioè, all'inizio sei sempre titubante, dici ma che cosa posso fare io per loro? Invece semplicemente scommettendo sul loro cuore, che è il cuore di ogni uomo, è possibile costruire anche una professionalità che si inserisce a pieno titolo nel lavoro e nella società. E l'integrazione viene da sé, non c'è bisogno di fare chissà che cosa. Cioè, l'integrazione è, se valorizzo l'umano c'è già l'integrazione.